Hey coach Bear, tutti da vostro Andrea Nicolato, sono Azzurra 11 Go Luce. Nello scorso episodio abbiamo fatto un amichevole contro la Royal Academy e Jude Sharp ha deciso di diventare il nostro allenatore per aiutarci a colmare alcune lacune che abbiamo nella squadra, come la difesa ad esempio, anche se la difesa sembra che sia minata da Aitor Casador. Ad ogni modo, oggi è il giorno della prima partita del torneo nazionale. Andiamo da Raimon e parliamo con Mark. Bene, ci siamo. Il primo giorno della fase finale. Prima della partita c'è una cerimonia di apertura a cui dobbiamo partecipare. Poi ci porteranno al campo. Preparatevi. Ok! Gabby è ancora poco fiducioso nella scelta di Aitor come titolare piuttosto che lui. Gabby sospetta ancora di Aitor. Direi. È passato solo un giorno dalla partita contro la Royal e abbiamo visto che Aitor comunque sia... si dà da fare per minare appunto lo spirito di Gabby, magari mettendosi a rubargli il pallone, addirittura invadendo la sua parte di campo. Quindi insomma non è proprio non è che gli va a genio. È tutto pronto ragazzi, possiamo andare al centro sportivo Roulotte, o come caspita si chiama. Sì, perché mi sbaglio, porca miseria, sempre sul no, dovrebbe stare sul sì veramente. Però nel caso ti sbagli, fare una scelta è sempre preimpostato sul no. In tutte le cose, quindi. Arion, guarda che posto! Wow! Eccolo. Bello. È bellissimo. Forse il più bello di tutti quanti gli edifici di Inazuma. Anche se... dobbiamo ancora andare nello spazio. Noi italiani. Quindi vedremo poi. Allora, questo è il centro sportivo Roulotte. La fase finale si gioca qui, è enorme! E attenzione, c'è una sorpresa lì a fianco, eh? È quasi come se il quinto settore volesse intimidirci. Ci fanno venire qui per mostrarci quanto sono potenti. Eccola! Oh, Mark! Mark, sei tu? Ti ricordi di me? Sono Victoria! Victoria Vanguard! Victoria, non ci credo! Beh, Mark non è cambiato di una virgola, mentre lei sì. Penso di aver visto questa gente in TV, se non sbaglio. E c'è anche tuo padre! Ma quanto tempo è passato? 10 anni. Troppo. Sono felice di vedere che te la stai cavando alla grande, Mark. Allora è vero quello che si dice. Adesso alleni la Raimon. E Jude ti sta dando una mano. Mi sembra che tu abbia un'ottima squadra. Sì, ho tutti i ragazzi in gamba. Ma tu cosa ci fai qui, Victoria? Che domande! Sono venuta a vedere la partita. Non ho certo abbandonato il calcio. Gioco ancora? Ho saputo del quinto settore, tutta la situazione mi sembra davvero incresciosa. Ma credo in te e nella tua squadra. Puoi cambiare l'intero mondo del calcio. E io ti appoggerò nell'ombra. Certo, il primo ministro non può esporsi, no? Grazie mille. Oh, c'è ancora un po' di tempo prima della cerimonia di apertura, vero? Beh, se qualcuno di voi giocatori della Raimon vuole sapere di più sul centro sportivo Roulotte, non è che da chiedermelo. No, no. No, Victoria, ti ringrazio, ma... proprio no. Aspettate però, ragazzi, qui c'è qualcosa di interessante. Allora, intanto mi sembra di ricordare che a fine gioco qui si sbloccano delle partite contro giocatori a livello mondiale. Se non sbaglio, qua sopra c'è qualcuno che ti fa fare delle partite contro i giocatori più forti del mondo, una cosa del genere. Ma c'è tutto tecniche! Cosa hai da vendermi, caro? Pesci volanti, temibile orca, ancora navale, grande vortice e parata potente. Parata potente e fuoco. Sam è fuoco, la compro. E gliela imparo. Sam è il portiere che terrò per tutto quanto il gioco. Anche dopo, anche in post game lo terrò. Perché se è vero che barriera monolitica ha 40 di potenza, parata potente ne ha 35. E è fuoco, quindi prende il bonus del suo tipo. Quindi è più forte. Più forte di un decimo di barriera monolitica. Insomma, quando arriva al livello 99 sono punti che fanno un sacco di differenza. Arion, hai finito di dare un'occhiata in giro? Ottimo, penso sia ora di andare alla cerimonia di apertura. È il giorno che tutti voi aspettavate. L'inizio della fase finale del Cammino Imperiale. Qui al centro sportivo Roulotte, la tensione alle stelle. È
eccolo qua. Quale squadra conquisterà il titolo? E chi diventerà il futuro re del mondo del calcio? Il nuovo grande imperatore? Ilman. La fase finale del cammino imperiale ha ufficialmente inizio. Dobbiamo vincere noi. È ovvio. Dobbiamo vincere noi, quindi Ilman diventerà il nuovo grande imperatore. Wow, qui c'è un'atmosfera incredibile. Chissà se riusciranno a vederci giocare. Dagli spalti dobbiamo sembrare dei bignè. Se riusciremo ad arrivare alla fine cambierà tutto. Un sacco di gente potrà tornare a giocare il vero calcio. Sì, non possiamo permetterci di perdere. E adesso il discorso di apertura del grande imperatore Alex Zabel. Jude, guarda! Allora è davvero lui. Sono lieto di dare il benvenuto alle squadre di tutto il paese che si sono qualificate per la fase finale. Il cammino imperiale è l'apice del calcio. La vera sfida inizia qui. Mi aspetto che tutti voi giochiate al meglio delle vostre capacità. Ci siamo! Chi riuscirà ad arrivare alla finale? Che si disputerà proprio qui, allo stadio Zenith? Io. Cioè, la squadra mia. La prima partita in programma sta per iniziare. Preghiamo i giocatori di salire a bordo del treno roulette per dirigersi al campo. Ma era... No, devo essermelo immaginato. Cosa stai dicendo? Michael. Ah, ok, un'altra fotina qui. Monumento dorato. È alla faccia. Quindi dobbiamo andare... Ah sì, il treno, perché praticamente sono 5 stadi diversi. 4 più questo. Perché 7, 8, 9 e 10 con l'ultimo... Ah no, aspetta. 4 in totale? Boh, vabbè. Vuoi salire a bordo del treno roulette? Certo. Treno in arrivo. Attenzione, treno in arrivo. Wow, che forza! Però, non sappiamo nemmeno qual è il nostro stadio. Chissà dove andremo a giocare. Su, ragazzi, andiamo! Però, voglio dire, ogni squadra ha un treno apposta per lei? Cioè, è un po' strana la cosa. Mo' leggo anche l'intermezzo. Ok, adesso dobbiamo solo raggiungere lo stadio a piedi. Perfetto, raggiungi lo stadio per la prima partita. E già si inizia a capire qual è lo stadio. Il centro sportivo roulette è enorme. Non vedo l'ora di visitare i vari stadi. Allo stesso tempo ho come l'impressione di essere spiato. Da chi, Arion? Da quinto settore? Ma qui non c'è nulla. Perché? Perché fate queste cose? Oh mio Dio, ma cosa sono? Ma... Oh mio Dio! Mi attaccano a vista. Non posso riposare un attimo. Tutte donne tranne una che forse era un maschio? Non ne sono sicuro. Cioè, a me non sembra tanto femmina questo portiere, eh. Erfa. Il nome è Erfa. Cerco di trovare tutto quello che c'è da trovare perché voglio proprio... spolparmelo al 100% il gioco. Voglio trovare tutte quante le ceste, tutte quante le cose. Intanto ho trovato Mano di Luce e non mi ricordo cosa, perché ho battuto anche Bayer i Pirati a livello S, ma non mi ricordo cosa mi ha dato. Insomma, ho un po' di oggetti forti da poter insegnare, però Mano di Luce non la imparo a nessuno, anche perché c'è Mano di Luce V. Il vento è così forte. Vento? Chissà che non abbia a che fare con lo stadio. Pale eoliche, se non è chiaro ora. Eh sì, ragazzi. Sì, si giocherà in uno stadio ventoso. Però il paesaggio, insomma, non è proprio dei più belli. Ok, torno un attimo indietro per vedere se ho dimenticato qualcosa. Se ci ho lasciato qualcosa, perché non l'ho dimenticata. Non l'ho proprio vista. Non c'era nulla, ragazzi. Solo qualche sfida che non ho affrontato perché non mandava. Ottimo, possiamo andare al campo ora. Stadio Turbina, bello. Proprio la scritta lì precisa, wow.
mamma mia ragazzi. Wow, quelle ventre sono davvero enormi. Un caldo benvenuto allo stadio Turbina. Oggi non sarà solo il vento della vittoria a soffiare per una tra Doraemon e la Mare Lunare. Che cosa? Dobbiamo giocare in mezzo ai mulinelli? Come faremo? E la Mare Lunare lo sapeva già al contrario di noi, non è giusto? Le squadre stanno ultimando i preparativi prima del fischio d'inizio. Ehi, ma è Doug? Aspetta un attimo, Doug, ma che ci fai qui? Giochi nella Mare Lunare adesso, stai scherzando? Scopri cosa succede a Doug. Più che altro Michael vorrei parlare. Ma Doug, perché? Perché ci hai fatto questo? Iron, cosa stai facendo? Non c'è tempo da perdere, preparati per la partita. Ma zitta allora. Doug. E questi? Non capirete la vera potenza dello stadio Turbina finché non vi avrà schiacciato. Ma andiamo al sodo. Doug, perché sei andato alla Mare Lunare? Non ha alcun senso. Ma non avrei per caso scelto la Mare Lunare solo perché sapevi che avresti giocato contro di noi, vero? Ebbene sì, e sono qui per darvi una lezione. Una lezione sulla realtà. E la lezione è: chi va controcorrente finisce per sbattere contro gli scogli. Fatevi un bel bagno di umiltà, ragazzi. Ti cambierei connotati. Te la farò vedere io, boom! Nah, appianderemo le nostre divergenze sul campo. Vi renderete presto conto di quanto inutili siano i vostri sforzi. Capitano. Come capitano avrei dovuto cercare di dialogare con Doug, ma non sono mai riuscito a stabilire un rapporto. Voglio che tu sappia una cosa però. Noi giochiamo per amore del calcio. La nostra è vera passione. Ed è per questo che vinceremo. Parla con l'allenatore Sharp. Ok, ora Sharp è 100% nostro allenatore. Secondo le mie stime ci serve un livello di squadra pari a 23-25 per poter battere la Mare Lunare. Vuoi procedere? Sto al 30, baby. Bene, Gabby è in panchina. Eccellente. Ricorda, devi evitare a tutti i costi le correnti d'aria. Qualsiasi cosa succeda, rimani concentrato sulla partita. Curioso. La Raymond ha scelto di non schierare Garcia. Ma non è il perno della loro difesa che sia nella loro strategia a prevederlo? Puh, è evidente che non si rendono conto di trovarsi al cospetto di una grande potenza, o non farebbero mosse così azzardate. Se li battiamo subito al primo incontro, forse capiranno che stanno sprecando il loro tempo. Non riesco ancora a credere che Doug giochi contro di noi. E allora? Se la Mare Lunare ha scelto lui come attaccante, non devono essere questi gran fenomeni. Non siete supponenti, ci aspetta una partita difficile. Andiamo! Sì. Lasciate fare a me, ci penso io a difendere la nostra porta. Siete sicuri che sia una buona idea lasciare Gabby in panchina? La nostra difesa deve essere perfetta per battere la Mare Lunare. Non c'è motivo di preoccuparsi. Già, non è detto che i giocatori non possano migliorare nel corso di una partita. Ed eccoci finalmente arrivati al calcio d'inizio di quella che si pronuncia una vincente partita tra la Raemon e la Mare Lunare. Ok. Ah, già. Bene, i tre che hanno lo spirito guerriero davanti, ma vediamo la squadra avversaria. In porta hanno Alessandro il Grande. Alessandro il Magno. Attila Han. Han Unno. Attila 1, Gengis Khan, Sun Tzu, leader cinese, Geronimo, l'indiano, Darius Cyrus, oddio non lo so, stoico e severo con se stesso, non ne ho idea, poi abbiamo Artaserse, ok, Leon Onepart. Oddio, questo non mi viene in mente, però ho capito chi è. Nobunaga. Doug MacArthur, ok. E Robert Lee.
Il portiere mette soggezione, perché è forte come portiere, non è male. Vedremo se il nostro livello di gioco è abbastanza alto da permetterci di segnare. Supera la linea tratteggiata con la palla. Ok, questo oramai è un classico. Hanno evocatori loro? Beh, mi sembra che non ci siano evocatori nella mare lunare. Anche perché in genere qui gli evocatori sono solo imperiali per un certo periodo. E la mare lunare forse non ha imperiali. Forse. Tutto da vedere. Ok, senza... Dai! E su! Ma così mi dici, così mi dici? Ok, dai. Soldati, eseguire manovra alfa! Sì, signore! Ah, il capitano lui? Un impressionante cambio di schieramento per la mare lunare che ora sfoglierà una strategia davvero insolita! La difesa della mare lunare si è aperta a destra e a sinistra come se avessero deciso di lasciare volutamente spazio agli avversari! Cosa? Hanno lasciato la porta in difesa! State ammirando la strategia speciale della mare lunare! La formazione ferrea! Stiamo sull'attenti, fermi e fieri come le montagne! Perché quei testoni non si muovono? Ci sono varchi dappertutto! Il momento si avvicina! Rimanete immobili, soldati! Perché secondo voi? Ecco la sorpresa! Ma le tribune vuote? Già. Ah! Sono stati tutti spazzati via dai mulinelli! La mare lunare sapeva esattamente dove avrebbero soffiato le ventole e si è tenuta lontano. Ecco perché stavano tutti fermi. Vista bene, quell'espressione così seria sui vostri volti è ridicola. Perché non vi rassegnate a seguire gli ordini del quinto settore? Che senso ha giocare in quel modo quando è così doloroso? Doloroso? Ma di cosa stai parlando? Ah? Stiamo giocando davvero perché vogliamo che anche voi capiate cos'è il vero calcio. L'altra squadra sa dove e quando appaiono i mulinelli. Siamo totalmente svantaggiati. Dici? Non tutto è perduto. Dobbiamo solo osservare attentamente la direzione dei venti. Ah, è assurdo giocare con questo vento. Non riesco nemmeno ad avvicinarmi. Vento. Ma certo, un mulinello è semplicemente un vento che gira su se stesso, no? Allora, non c'è problema. Se c'è un vento che ci soffia contro, possiamo cambiare direzione per averlo a favore. Proviamoci! Ecco, infatti Arion deve... Ah, c'hanno gli evocatori allora, il portiere, ok. Titano gigante, sì. Un classico portiere, un classico spirito guerriero di chi gioca in porta. Giro di vento, ottimo. Arion, in questo... nell'anime impara in questa partita una tecnica speciale. Riconquisterà la palla! Sì, proprio. Ehi, non mi supererai così facilmente! Ancora? Ah, ecco. Ora sì. Ora ci siamo. Wow, sei davvero rimesso in piedi in fretta, niente male! Aitor, sei stato fantastico! Sembra che l'allenatore Ivan si abbia fatto bene a far giocare me invece di Gabi. Adesso capirete chi serve davvero a questa squadra. E soprattutto chi non serve. Non so. Penso che se iniziamo a parlare di chi ci serve e chi non serve, il calcio inizierà a sentirsi solo. Cosa? Solo? Ma come potrebbe il calcio sentirsi solo? Può. Il calcio non è contento oggi. Specialmente di come giocano alcune squadre. In modo scorretto. Vai, Michael! Beh. Soldati! L'allenatore ordina di ritirarci per riorganizzare le linee. È il momento! Ai vostri posti! Schieramento di battaglia variabile! Mossa a sorpresa! Attacco tattico! Una tattica! Beh, semplice, però di grande effetto. E la mare lunare si esibisce in una serie di fulminei cambi di schieramento.
stanno diventando sempre più veloci e la loro trema andrà piuttosto a causa di un deturto sul campo. La Raymond non riesce ad avvicinarsi. Continuano a cambiare schieramento e sono così veloci che non riusciamo ad adattarci. Come faremo a recuperare la palla? Pensano davvero di fermarmi? Aitor, no, basta così. Non ho intenzione di lasciargli fare quello che vogliono. Non perderò. Non contro di loro. Un imperiale non direbbe mai una cosa del genere. E il povero Cassador viene respinto ancora una volta. Ma che succede? Ha intenzione di provarci di nuovo. La tattica speciale della Maradulare non lascia alcuno spazio di manovra alla Raymond. Aitor. Guida Arion addirittura. Ok, occhiata furtiva con Shun. Che miseria. Niente. Questa è la tecnica di Yamcha. Ah, siamo io contro di te allora, eh. Vai. Tiro sonico. Non hai... Non è che tu abbia migliorato molto le tue tecniche, Doug. Sì, però ragazzi, ecco. Vai, ok, allora. Potevo attivare lo spirito guerriero, però dovrei essere invincibile, in teoria. Ma non sempre. Non sempre è così, però stavolta va bene. Ottimo. Sherwin sembra dirigersi volutamente verso un mulinello. Cosa avrà intenzione di fare? Sta arrivando e non perderà il pallone. Giro di vento. Ce l'ha fatta. Giro di vento gli ha permesso di aggirare il mulinello. Non mi importa cosa mi troverò davanti. Niente mi fermerà. Interessante. Niente mi fermerà perché attivo lo spirito guerriero. Già. Majin Pegasus. Lampo folgorante. Vai. Ok, superato anche questo. Chi è? Un altro evocatore. Cardinale ali di fuoco. Quanto è bello. Però dovrei far tirare a Riccardo, però Riccardo ha ancora i punti per effettuare un tiro. Vai, armonia atomica. Cerchiamo di sfondare la difesa avversaria, perché anche lui ha uno spirito guerriero a difendere la porta. Vai, passagli attraverso. No. Perché? Lancelot. Vai. Invochiamo anche Lancelot e vediamo se ce la facciamo con lui a segnare. Perché a quanto pare il portiere ha ancora una parata a sua disposizione da effettuare. No! Non è vero! Non è vero! C'era il giocatore qua! Ma perché? Non era vero! Io non capisco certe volte. Lo fanno apposta. Vai, para questo ora. Allora, non è tanto forte Lancelot, però dovrebbe essere un buon tiratore. Niente, niente. È troppo forte sto portiere. Sì, però, un minimo. Ok, ok. Ok, no, perché proprio ora? Perché? Para mo, para! Prova a parare adesso che non hai più punti! Angelo ha perduto! E questo sarà gol! Vai! Così si fa!
Baby, come godo! La prossima volta non subirete la nostra difesa, mamma! Zitto! Portiere inutile! Insomma, mica tanto. Mi ha parato due tiri, mi ha parato potenti, tra l'altro. Un Harmonix, un... Su. Rock, eccolo. Feroce uccello fatato. Con i nomi proprio alla grande andiamo, ragazzi. Feroce uccello fatato. Perché fatato? Poverino. Ti piace la difesa di Majin Pegasus? Io non capisco perché a volte fanno doppiare i doppiatori... Le doppiatrici... alle doppiatrici fanno fare personaggi maschili quando non sono adatti. Tipo, certe volte per Arion la voce di una donna non è affatto adatta. Quando dice Majin Pegasus si sente proprio che è una femmina che sta doppiando il personaggio, anche durante i vari dialoghi. L'ho sentita parlare al naturale, è molto brava a doppiare Arion, a fare la voce da ragazzo, però quando dice Majin Pegasus proprio si sente che è una donna, quindi... Un po' ci stona, però tutto sommato ci può quasi stare. Dunque, dobbiamo vedere come superare l'attacco tattico. Che idea! Allenatore Evans, come faremo a superarla? Non potete elaborare voi una strategia, perché dovete sempre fare affidamento sul mister? Gabriel, cosa ne pensi? Come ti sembra la loro tattica? Come? Io... Ho notato che quando cambiano schieramento lasciano un varco aperto, anche se per pochi secondi. Dal campo può essere difficile notarlo perché si viene distratti dai loro movimenti, ma da qui riesco a vederlo. Allora l'allenatore Evans e il signor Schapp non ti hanno messo in panchina solo per farti calmare un po'? Garcia è il cardinale della nostra difesa. Spetta a lui osservare gli attacchi avversari e decidere come bloccarli. Volevo che tutti voi capiste l'importanza della difesa e dove si concentrano le vostre debolezze. Significa che tu sai cosa fare, giusto Gabi? Boom! La chiave per batterli è... Aitor! Aitor recupera subito quando qualcuno lo mette al tappeto, mentre una persona normale farebbe fatica a muoversi. Con i suoi riflessi e il suo equilibrio è l'unico in grado di rubare la loro palla nell'istante in cui l'attacco tattico è vulnerabile. Ma come farà a sapere quando intervenire? Se mi metto in campo posso calcolare i tempi e dirgli quando partire. Bene, allora facciamo un cambio. Aitor, devi seguire le mie istruzioni. Pensi che prenderò ordini da te? Precisamente. Penso che tu voglia davvero vincere questa partita e posso far funzionare il mio piano. Davvero? Oh, wow. Dipende tutto da te, Aitor. Sì, vogliamo tutti vederti giocare un gran calcio. Adesso sì che mi sento proprio a mio agio, eh. Beh, quello che abbiamo visto prima sembrava un Aitor che veniva bistrattato anche dai suoi amici di scuola. Lui stava da solo a giocare, mentre gli altri invece facevano festa e fiera. Quindi, Aitor, io non mi lamenterei. Soldati, ripetere la manovra! Attacco tattico! Non che vi sia servito molto la prima volta, ma... Ok. Adesso, Aitor, vai! Sì, è riuscito a passare! Sembra che Kasor verrà respinto per l'ennesima volta! No, un attimo! Si è infilato tra le dita della mare lunare! Incredibile! Quella palla è mia! Vai, Aitor! Ci è riuscito! Ha preso la palla, il che significa che abbiamo sconfitto l'attacco tattico! Ben fatto, voi due! Aitor, sapevo che ce l'avresti fatta. Hai un senso dell'equilibrio mai visto. No, il mio equilibrio non è niente di che. Penso di aver avuto soltanto un po' di fortuna. Hai visto, Doggino? Perché? Dispiegami. Questo è il tipo di calcio che piace a noi. La smetti? Questa tua fissazione sta iniziando a stancarmi. Impossibile, come hanno fatto dei novellini a sconfiggere la nostra tattica avanzata? Mi sembra che quelli della Mare Lunare stiano iniziando a perdere fiducia. Il calcio regolamentato rende fragili. La Mare Lunare è una squadra talentuosa, ma non sono abituati al vero calcio. In una partita vera può succedere di tutto. Le cose cambiano in pochi secondi. È in quel momento che scopri quanto vale una squadra. Supera la linea tratteggiata con la palla. Volentieri. Arion, è tua! Bravo. Così mi piaci. Lampo di Pegaso! Bella, bella come tecnica.
Lampo di Pegaso, ancora una volta! Gli ultimi punti li spreco per te, Lampo di Pegaso! Fermete! Dovrei avere ancora un punto, forse? No! Peccato! No, dai! Ma siamo seri? Ok, ora. È inutile contare su questi tizi. Questa partita sarebbe potuta essere una passeggiata, ma ora non c'è più speranza. Devo fare da solo. Non posso perdere. Se succedesse, allora cosa avrei guadagnato lasciando la Raimon? Ui. No. E MacArthur supera la difesa della Raimon con uno spettacolare controllo di palla! Incredibile. Di solito Doug è così calmo e composto. Non l'avevo mai visto giocare così. Cosa sta facendo il cadetto MacArthur? Oh! Cadetto MacArthur! La tua dimostrazione di coraggio mi ha aperto gli occhi! Soldati, combatteremo al suo fianco e vinceremo! La determinazione di MacArthur ha rinfrancato tutta la squadra. Già, vuole vincere e ha trasmesso la sua grinta al resto dei compagni. Questo sì che è calcio! Ok. Ma la tua corsa finirà qui. Mi dispiace, Doug, ma non puoi nulla contro Cinta di Nebbia, versione 2. A chi la passiamo? Lunga, chiunque sia. Cavolo, il secondo tempo è solo dall'inizio ancora. Temibile orca, l'ha imparata anche a te! È forte come tattica, come tecnica. Perché mi sbaglio tra tattica e tecnica? Sono due cose diverse. Arion non può neanche tirare. Mentre lui sì. Non ha angelo perduto, però ha sempre il potere di uno spirito guerriero dalla sua. Quindi potrebbe benissimo segnare. Ah! Bravo. Molto bravo. Lasciatela. Dunque, con AD avrei pesci volanti. Ci ho provato. Ok. Grande. Ci siamo. E tiro. Tiro sonoro. Emmede. Grande così. Wow, attenzione. E gol. 2-0. 2-0 per me. Ottimo, perché non ha difeso? Perché non ci ha provato? Ma vallo un po' a capire. Ah, ha ancora lo spirito attivato questo? Dannazione. Oh, il mulinello. Beh, facciamoglielo consumare visto che ce l'ha attivato. Ah no, non vuole consumarlo? Ok, con Victor rubiamo palla. Se c'è... No. Il mio terrestre, anche lui? Uffa, un po' ripetitivi però. In effetti in Azum Eleven Go, luce e ombra, non ci sono molte tecniche. Sono davvero poche. Non c'è una grande varietà, infatti si ripetono all'infinito le stesse tecniche. Già con Chronostones iniziamo ad avere una gamma più ampia. Poi con Galaxy all'apice proprio. Un altro? Tiro sonoro! Ah, ma ci prova. Wow, bravo. Ho detto che era forte. Ma contro Victor non potrà nulla. Rovesciata micidiale. In giapponese è rovesciata mortale. Molto più bella. Parata potente. Gol! La Raimon segna un altro gol! Bene, avanti così, ragazzi! Il distacco oramai è irraggiungibile. I minuti di gioco sono terminati. E la Raimon
va a vincere il primo turno delle finali del torneo nazionale e passa così di diritto alla prossima fase. Oh, bello. Non ci siamo nemmeno dovuti impegnare. Oh, testata nucleare come tecnica. Punti esperienza pochi, ma abbastanza da farci avanzare di livello. Siamo molto molto alti con i livelli, niente male. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo vinto! Com'è possibile? È la magia. Sulla testa, soldati! No, no, allora, Garbolino, per quanto tu mi piaccia come doppiatore, questo qui sembra che ha 20 anni come aspetto, quindi non puoi dargli la voce da bambino. È vero, non lasciamo vittoriosi il campo di battaglia. Tuttavia, ci siamo battuti con valore. Per la prima volta ho giocato un calcio degno di tale nome contro un avversario di tutto rispetto. Certo, però, che se i doppiatori, quando doppiano un videogioco, sentono solo la traccia audio originale, quindi... o inglese, dipende poi dalla produzione. Quindi se a questo qui hanno dato una voce giovanile, non è che il Garbolino può fare più di tanto. Ho lottato con la mente e con il cuore, e questa per me è stata una vera anche partita. Perché già doppia Victor. Oh, e anche un altro mi sembra che ha una doppiato. Una vera partita. Ah, i conti tornano. Beh, non abbiamo ricevuto nessuna direttiva, però era ovvio che dovessimo perdere. E invece, patapim patapum, abbiamo vinto noi. Riccardo, penso di aver finalmente compreso cosa state cercando di fare. Davvero? Beh, era ora. E sembra che vi stiate avvicinando al vostro obiettivo. Forse potete far rinascere il vero calcio. Certo che possiamo. Allora, buona fortuna per il resto del torneo. Grazie. Mi hai sentito, Arion? Sì, ho sentito. Oh, grazie. Doug, non deve per forza finire così. Torna a giocare con noi. Ci farebbe davvero piacere. Io... grazie per l'invito. Quindi? Doug torna con noi? No? Non pare. Cosa c'è? Volevi parlarmi? Sì. Volevo ringraziarti per esserti fidato di me. Io fidarmi di te? Non essere sciocco. Come ti è venuta un'idea simile? Beh, insomma... Lo so, volevi solo vincere. Ma ho capito che in fondo ami davvero il calcio. Non c'è alcun dubbio. Ne sei sicuro? Potrei essere un imperiale, ricordi? Chissà cosa combinerò in futuro. Tu non sei un imperiale. Quindi continuiamo a giocare. Difendiamo la porta della Raymond insieme. Poi non dare la colpa a me se te ne penti. Oh, Schiller! Mi dispiace, Mark. Temo di averti imposto la presenza di Aitor. Mo ci vuole un table flip, ci vorrebbe. Non c'è nessun problema. Ama il calcio e questo lo rende benvenuto nella mia squadra. A volte esagera un po' e sembra insolente, ma sento che in fondo è un bravo ragazzo. Già, aveva 11 anni quando è arrivato al suolo dell'infanzia. L'azienda di suo padre fu vittima di una truffa e andò in bancarotta, distruggendo anche la sua famiglia. Era sempre da solo e non legava con nessuno. Probabilmente, dopo aver visto cosa era successo ai genitori, non si fidava più degli altri. Ma amava il calcio. Passava tutto il suo tempo dando calcio al pallone. Aitor, Gabi, eccovi! E poi Mark che chiama ancora Lina allenatrice. Oramai siete adulti, tutti e due. Oramai siete adulti, chiamatevi... Posso capire che ci deve essere sempre una forma di rispetto reciproca, dato che in Giappone usano 10.000 suffissi. Però, allenatrice? Dai. Stiamo andando ad Arion a festeggiare e passeremo la notte da lui, così potremo parlare del nostro exploit di oggi. Perché non vieni anche tu, Aitor? Mi piace preparare una torta ed è bravissimo a fare dolci. Oh, ok, grazie. Ma questi tipi non si separano mai? Non preoccuparti per Aitor, se la caverà alla grande. In fondo, può contare su tutti i suoi compagni. Hai ragione. Sapevo che la Raymond sarebbe stata al posto giusto per lui.
Mannaggia, Silvia, non ce la faccio a mangiare un'altra fetta. Dormiglioni. Wow. Oh, cavolo! Oh, Sky, sei tu? Stiamo a scuola? Nei dormiglioni, quando avete intenzione di alzarvi? In TV stanno per annunciare i risultati del primo turno delle elezioni del Grande Imperatore. Diamo un'occhiata? Oh, già all'elezione. Chissà come sta andando. Segui il servizio in TV sull'elezione. Ma Arion potrebbe anche dormire sul letto, non è per dire, però. Finalmente si è concluso il primo turno della fase finale del Cammino Imperiale. Le partite si sono concluse e abbiamo i risultati. E naturalmente abbiamo degli aggiornamenti sull'andamento dell'elezione del Grande Imperatore. Wow, il signor Imman ha un sacco di voti. Molte scuole lo hanno scelto come loro candidato. Temevo che saremmo stati gli unici. Allora c'è davvero tanta gente che vuole giocare a vero calcio. Sta andando bene l'allenatore Travis. Ha ragione. Penso che molti abbiano cambiato punto di vista dopo aver assistito alla nostra partita contro la Mare Lunare. Oh, Jude, Mark non viene? Beh... Brutte notizie, hai detto? Sì, Sua Altezza. Sembra che molte scuole ci abbiano tradito votando per Ilman. Temiamo che tutto ciò sia dovuto al passaggio del turno da parte della Raymond. Se è così, la nostra unica opzione è disfarci di loro. Questi sono i miei ordini. Fateli fuori, con ogni mezzo necessario. Wow. Chiedo scusa, Sua Altezza. C'è qualcuno che chiede udienza. Che entri. Deve essere Mark. Parla, Mark. È assurdo! L'Axel Blaze che conosco non si comporterebbe così. Devi essere impazzito! Io non sono Axel Blaze. Il mio nome è Alex Zabel. Giuro che quando lo scoprì... Ma di cosa stai parlando? Guardando l'anime... Che ti è successo? Tu puoi mettere fine a tutto questo. Andiamo! Perché non proviamo insieme a cambiare le cose? Fai tornare tutto come era prima! Proprio non capisci, eh? Il calcio è cambiato. Non tornerà mai più come era una volta. Ora è sotto il mio controllo e io mi assicuro che sia equo e giusto per tutti. Axel, non posso crederci. Proprio tu dovresti sapere che questo è uno sbaglio. Accompagnatelo fuori. Non capisco. Una volta amavi il calcio più di ogni altra cosa. Perché? Perché ti comporti così? Non ha alcun senso. Che ti è successo? Axel! Eccoci al secondo turno contro l'Alpine. Ma prima della partita viene a trovarci una vecchia conoscenza della Raymond. È bello incontrare una leggenda del calcio, tanto quanto è triste vederlo andare via. Scopri cosa succede in La Barriera Invalicabile. Contro l'Alpine, è vero, si gioca anche contro l'Alpine. Miseria, che bello. In effetti l'Alpine non l'abbiamo incontrata nel Football Frontier, anche perché non ci ha mai partecipato, come ci dissero appunto i loro giocatori in Inazuma Eleven 2. Ad ogni modo, Cuj, episodio stupendo, davvero. Quando scoprì che Alex Zabel in realtà era Axel Blaze, io rimasi scioccato. Non l'avevo mai riconosciuto fino a quel momento, anche perché seguivo l'anime con i sottotitoli inglesi. Quindi a quel tempo non ero proprio... ancora non capivo bene tutto quanto, quindi alcuni passaggi me li ero persi. E quando disse Goenji Shuya, ho detto no, non può essere lui. Infatti il nome giapponese è Goenji Shuya, di Axel Blaze, quindi... No, non può essere lui, proprio un mindfuck assurdo. E rimasi davvero scioccato, poi comunque sia, vedremo più avanti come si svolgeranno le cose. Bene, questo video termina qui, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, è stato un capitolo davvero davvero bello. Il prossimo sarà contro l'Alpine e abbiamo visto dalle anticipazioni due nuovi personaggi che forse
torneranno utili ai fini della storia. Vedremo poi come si svolgeranno gli eventi. Vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram. E come sempre, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!